successo e una conquista. Questa, in estrema sintesi, potrebbe essere la storia della prima compatta del segmento B proposta da Audi, la A1. Un successo di vendite sin dal lancio e una conquista della casa di Ingolstadt che crea uno spazio premium anche nella categoria delle compatte. Un successo che va mantenuto e che ha imposto dunque un gran lavoro di miglioramento per la profondamente rinnovata A1 della nostra prova. Iniziamo con il programma motori. Abbiamo una gamma motori molto più ampia rispetto al passato, cioè verso il basso abbiamo dei motori molto efficienti per quanto riguarda l'emissione CO2, quindi anche i consumi. D'altra parte abbiamo dei motori molto performanti che vanno fino a 192 cavalli del 1800 TFSI. Tutti i motori sono motori turbo a iniezione diretta, sia per quanto riguarda i benzina che per quanto riguarda i TDI diesel. Tutti i gruppi sono stati rivisitati profondamente e in parte sono nuovi assolutamente. Per esempio i motori a tre cilindri, cioè nella gamma bassa dei motori, con ottimo comportamento per quanto riguarda le emissioni di CO2, quindi con molta efficienza nei consumi. Il benzina ha 1000 di cilindrata, 95 cavalli di potenza e emissioni di CO2 di 99 grammi per chilometro, il migliore della classe in questo segmento, in questa categoria. E questo l'abbiamo anche evidenziato con lo stemma ultra sul posteriore della vettura. Contemporaneamente anche per il motore diesel abbiamo un TDI con tre cilindri che con 90 cavalli emette solo 89 grammi di CO2 per chilometro. Inoltre abbiamo incrementato anche le potenze dei motori, che arrivano come incremento fino ai 10 cavalli e emissioni però nettamente ridotte. Il contenimento del peso è da sempre un comandamento per i tecnici di Ingolstadt e questa regola vale a maggior ragione per una vettura di dimensioni compatte come la A1. Anche per quanto riguarda il peso c'è molta importanza, non solo per il veicolo ma anche per i motori ovviamente. In questo caso qui per la maggioranza dei motori abbiamo un basamento in alluminio con una notevole riduzione di peso ovviamente per quanto riguarda la principale del motore. Il motore 1.0 pesa solo 88 kg, ottimo valore nel segmento, però naturalmente anche per l'intero veicolo abbiamo cercato di ridurre un peso ottenere un peso ottimale e che contribuisce all'efficienza dei nostri veicoli e che naturalmente ci permette anche di raggiungere valori di emissione CO2 molto molto buoni. I tecnici Audi hanno voluto migliorare significativamente anche la guidabilità della propria compatta, che per quanto fosse sempre stata buona, ora è anche migliore. Abbiamo anche, per quanto riguarda lo schema sospensioni, abbiamo cambiato molto. Anzitutto abbiamo lo sterzo. Abbiamo uno sterzo, sia lo sterzo elettromeccanico, e anche il setup del veicolo dà un comportamento molto dinamico e permette appunto di ottenere delle tarature, delle messe a punto ottimali. Dopo mezzo milione di esemplari venduti con la prima versione, non si può che definire un successo la A1, un risultato che trova conferma anche nel nostro paese, cosa che testimonia evidentemente anche alla validità del look, del design di questo modello, che ha superato persino l'esame sempre severo del gusto dei consumatori italiani. Ma secondo me è proprio così, una bellissima automobile è in questa categoria, è anche un'automobile particolare direi, però non si tratta solo di avere una macchina molto bella, ma naturalmente anche si deve avere un veicolo tecnicamente ottimale con dei consumi ottimali e divertire nella guida, però di avere un'auto marcatamente ecocompatibile.